Ciao a tutti amici e amiche di Endio Channel, bentornati all'ottavo episodio dedicato a Stellaris. Togliamo il tasto di pausa e proseguiamo nella nostra opera. Avevamo qualcosa in sospeso, dovevamo costruire una Class Defender Defense Platform e dovevamo decidere dove costruirla. Devo capire come funziona. Intanto metto il tasto di pausa. Non riesco a vedere qual è il raggio di difesa della mia stazione, e questo mi preoccupa un po', perché se io piazzo la mia stazione qui, come posso sapere se Smithius è coperto? Interessante, non credete? Allora, qui mi dice che è troppo vicino un'altra stazione, quindi io direi per precauzione la metterei qui, tra Oxford e Hellas, perché in caso di attacco ad Hellas, secondo me sarebbe difesa, che è la cosa più importante, ma anche Oxford sarebbe difesa. Piazziamo qui la nostra stazione. Mi auguro veramente che adesso sto andando a tentativi. Mi auguro veramente di non aver commesso un errore logistico, ma poco male. Eventualmente, se ci renderemo conto che i nostri nemici riusciranno ad aggirarla, la prossima sarà costruita in posizione migliore. Chi è che è stato promosso? Fritz Keller. Fritz Keller, scienziato, fa parte della... Dove si trova? Fa parte di questa nave. E adesso ha Research Speed più 6%, ok. Adattabile, Leader Experience Gain più 15%. Va bene. Bravo Fritz, complimenti. La nostra flotta ha trovato una flotta ostile in questo sistema. E la flotta ostile sono appunto le Void Cloud, le nubi di vuoto, come possiamo chiamarle. Attacchiamole. Attacchiamoli, signori, voglio proprio capire cosa succede. Ho una paura fottuta ad attaccare queste cose perché sono entità viventi fatte di energia. Aiuto. Intanto l'Atlas magari ha i punti necessari per fare qualcosina. No, lo facciamo dopo allora. Togliamo la pausa e schieriamo le nostre corvette classe Indignant System contro... survey complete. Sì, però non potete finire il system survey così, in pieno della battaglia. Avanti, vai a sistemare un altro sistema. Survey system. Ormai abbiamo esplorato un po' di zone, ma... Ehi. Ok. Adesso, molto presto, la flotta dovrebbe entrare nel sistema e muoversi. Ah! Avevo dimenticato che utilizzando l'hotkey Q si può seguire con la telecamera la flotta. Quindi adesso seguiamo le nostre sette navi che avvicinano gli alieni. Nel frattempo qualcuno è cresciuto di livello. Mbutu! Mbutu, solo sull'Educational Channel, Mbutu è riuscito su Baqui, è riuscito a ottenere un punticino in più. Bravo Mbutu. F6 adesso ha una velocità di ricerca più alta, un po' più alta. Ok, le nuvole di vuoto, the Void Clouds, ci stanno sparando contro delle scariche elettriche che fanno paura. E tra l'altro noi li attacchiamo e loro, vedete, non perdono energia. Perché questo? Burocrazia attiva, Empire Leader Capacity più 2, Edict Cost meno 15%. Neve capacity più alta. Qui possiamo ripulire il kelp tossico, al momento non è una priorità. No, quello che devo capire, noi stiamo già perdendo una corvette, mentre la nube qui continua a ripararsi da sola e hanno perso circa un 30%. Quindi non sono immortali le Void Cloud, almeno questo. L'unico problema è che, vabbè, dovremmo ricostruire le nostre corvette. Però va bene, dai. Sono rimaste la Themistocles, la Toxotes, l'Alexandros, la Jyle, la Trumpet e la Cutlass. Non sono riuscito a rinominarle, non ho visto i vostri commenti ancora, ragazzi, quindi per ora tengo questi nomi. Io mi immagino in un futuro quando porterò la serie di questo gioco, quando avrò imparato a giocarlo. Allora faremo le cose con calma. Chiederò a voi prima di iniziare di darmi la lista dei nomi delle navi e dei leader che volete vedere. Ovviamente vi dirò in anteprima che
che razza e che impero giocherò, e sarà molto più divertente. Però adesso voglio provare a portare questa partita a termine. Forza Void Cloud. Ho usato pacifista fino ad ora, ma è terminato il momento. Ok, abbiamo la possibilità di prendere la nave Sofia e portarla qui a fare un progetto di ricerca, mentre le nostre navi possono essere potenziate e riparate, quindi le portiamo nel sistema. E nel frattempo, ragazzi, Sidir è diventato libero, quindi la Sisyphos potrebbe andare a costruire, per esempio. Chissà che cosa c'è a Sidir. Sidir comunque nel nostro... Ah no, non abbiamo ancora fatto il survey, dobbiamo mandare una nave scientifica a fare il surveying. Ok. Fatemi vedere la base militare adesso. Ok. Chiaro. Adesso potete vedere chiaramente qual è il livello di copertura della base orbitale. Quindi copre sia Hellas sia Oxworth. Il problema è che io quando ho costruito la base non vedevo questo livello di copertura. Ottimo. E quindi va bene, qui immagino abbiamo... Sì, è una base semplicemente militare che può sparare ai nemici che si avvicinano. Bellissimo, bellissimo. Prima di costruire altre cose, voglio fare una nuova nave colonia. Però prima devo anche capire dove andare a colonizzare. Il Tropical World è colonizzabile, punto di domanda. Fulas, andiamo a vedere. Abitabilità 60%, colonizza. Devi avere Tropical Colonization, lo sapevo. Devo ricercare prima le tecnologie. E Tropical Colonization non ce l'ho, ne sono sicuro. Quindi portiamo i lavoratori a... System survey complete. Qui Fulaz abbiamo... No, non ci posso credere. Avevamo 4 punti di ricerca sociale e non li abbiamo sfruttati. Cacchiarola, cacchiarola. Qui c'è un Continental War però a Sidir. Aspetta, aspetta, dove si trova? Sidir terzo. È abitabile ed è continentale. Ho fatto bene a far fuori le nubi. Ho fatto molto bene a far fuori le nubi. Quindi adesso, obiettivo primario, utilizziamo questo progetto di ricerca per studiare i resti delle Void Cloud. Dopodiché facciamo una... scandagliamo il sistema di Sidir e portiamo una nave colonia a questo punto. Tu rimani fermo per un momento. Oppure puoi ancora costruire. Sì, puoi costruire qui. Ricerca completata. Ion Thrusters. Strutture ingegneristiche, dai, facciamo queste. Riparazioni completate. Perfetto. Bravi Hellas. Adesso si stanno pure riparando. Quasi quasi... Ah, costano di più adesso, ci credo. Costano di più le corvette. Huh. No, voglio aspettare per avere una nave colonia, avanti. E parlando di nuovi mondi, come potete notare qui presto avremo un nuovo abitante, quindi è il momento di costruire qualcosa e io costruirò un laboratorio scientifico a Esperia. Quindi... riusciremo un pochino a migliorare anche la produzione. Mentre ad Hellas possiamo potenziare questa struttura. Hydroponic Farms, ok, è fattibile. Magari prima andiamo a ripulire quello che possiamo ripulire. Bene. Abbiamo tanti minerali, ma li stiamo spendendo sempre di più. Ulaz è in costruzione, questo è in costruzione. A Dirzon stiamo facendo il survey. E a Sidir stiamo appunto cercando di capire la missione del Brazen Sidir. Cloud Watch 05. Il punto è che non so se dovevo distruggerle per studiarle, oppure se potevo studiarle con una nave scientifica. Non credo, ma lo scopriamo presto. Intanto possiamo potenziare anche le nostre navi scientifiche. Penso che sia una buona idea. Prima faccio Survey System. E infatti, poi le Drifting Clouds non sono le Void Clouds.
non capisco bene che cosa mi ha comportato. Ah, abbiamo analizzato. Ok. Cloud Lightning Condits più 20% Project Regenerative. Ah, bene, abbiamo un po' di punti scientifici e qualche piccolo sviluppo. Ottimo. Averlo saputo prima, avrei cercato di attaccare questi nemici molto prima. E va bene, non ci sono arrivato per tempo. Aurelia è tutta presa, Dassi è tutta presa. Sidir lo voglio colonizzare in più in fretta possibile. Sheridan qui. Ah, questa è la nave costruttrice. Lasciamola ferma per il momento. Ramon Salazar ha ottenuto una promozione. Dove sei, Ramon? Fatte vedere. 4. Improve deflectors, benissimo. E cosa possiamo fare? Laboratori fisici livelli 1 con la Quantum Theory, forse questo è importante. Decisamente. Construction complete. Cosa abbiamo costruito ad Hellas? Ok, perfetto. Quindi immagino che il prossimo abitante arriverà qui. Adesso ne abbiamo uno in questa casella di clima temperato, quindi non serve andare avanti. No, credo proprio che sia giunto il momento di risparmiare un po' di minerali per Systems fare una nave operating. colonia. Anomaly found. Assolutamente. Mentre la nostra flotta, l'Ares Prima, è un po' piccina. Non so se è il caso di andare Space Amoeba all'Invest Space Station. Scegli alieni. Sì, insomma, ci sono nemici da queste parti. Ah. Io non posso attaccarli questi, vero? No. Uno scienziato ha ottenuto la promozione. Guoxu. Dove si trova Guoxu? In the contact screen, we see a detail. The species tab lists all types of nominally No, intelligent. va bene, questo non ci serve al momento. Situation log Oh! updated. Ricerca subito! Grazie all'anomalia, il Mount Deep Construction Sea complete. Expedition. Utilizziamo dei punti sociali per avere dei vantaggi. Io continuo a non capire dove posso vedere i miei scienziati. Eccoli qui finalmente, F2. Eccolo qui, Guoxu. 60 anni ormai. Ok, le construction ship sono ferme, lo so. Lo so, ragazzi, lo so. Ottimo. E adesso prendiamo il nostro spazio porto e costruiamo la colony ship appena possibile. Mancano soltanto due minerali per la nostra terza colonia. Non so, terzo mondo. Esperia sta crescendo lentamente, forse devo fare qualcosa per migliorare il cibo da quelle parti. È vero che mi immagino giocando a velocità normale le cose vadano un po' lentamente. Oh, collisione di asteroidi più 3 di energia, ok. Possiamo scegliere che razza utilizzare. Byzantine e Byzantine. Fondatore dell'impero. Sì, beh, non penso di poter fare molto altro. Ops. Non capisco perché sono diversi, ma a questo punto scelgo catalisti fanatici, xenofili. Non capisco perché qui perdiamo il tratto materialista fanatico, quindi scelgo la prima. Perfetto. E Sidir era qui che avevamo trovato un asteroide che dà i crediti energetici. Non male. Non male, non male. E ok, adesso le nostre construction ships possono continuare nella loro opera. Direi che a questo punto possiamo spostarne una a Sidir per recuperare i punti di ingegneria e i punti di energia. Ci
l'altra. Ma mandiamole tutte a Sidir. Iniziamo a migliorare questo mondo che ci porta lentamente verso il centro della galassia, da un lato, e dall'altro, magari incontriamo anche qualche nuova civiltà. Perché purtroppo la civiltà che abbiamo incontrato finora ci odia per ovvie ragioni, non siamo ben accetti perché, insomma, siamo molto materialisti, loro sono molto spiritualisti, sapete com'è. Come quando inviti qualcuno a cena che è vegetariano e gli cucini, che so io, la fiorentina. C'è un qualche piccolo margine di incomunicabilità tra le due razze, e quindi credo che non li inviteremo a pranzo. Ok, a meno che il pranzo non siano loro. Construction ship Sisyphus è arrivata in posizione. Io inizierei facendo una bella miniera che non si trova, e quindi. Sisyphus, sto cazzo stai? Eccoti qua. Deve ancora entrare. Move here. Quando si è mossa, io direi di andare in primo luogo qui a Sidir. Ah, non è nei nostri bordi. Caspita. Caspita, come non è nei nostri bordi? Dai, in realtà è nei nostri bordi. Ci state perculando? Niente di tutto questo. Special project complete. Living metal discovered. Ah, oh, più 5. Ma dove? A Satyr. Fermi tutti. Ah no, Satyr è la nave, infatti. A Birzun. Che però è lontanissima. Cazzo, però, Birzun IV è bestiale perché ci dà 3 punti sociali, 5 di ingegneria. Bisogna arrivarci. Mamma mia. Upgrade fleet? No, no, no. Rifai. Ci stiamo un pochino perdendo però qui, perché ad esempio qua ho dei sistemi che non ho studiato e sono molto vicini ad Helios. Quindi non appena le mie navi scientifiche sono a disposizione, credo sia necessario tornare indietro. Abbiamo ricercato nave capace più 10%. Va bene, nuova ricerca. Non chiedetemi che cosa significhi. Penso che ci posso caricare più armi e più armature. Penso, ma lo scoprirò nel tempo. E con la xenodiplomazia possiamo formare delle federazioni. Questo è interessante. Oppure possiamo utilizzare il tessuto rigenerativo delle armature, che è una tecnologia rara. Il problema è che costa quasi come 10 tecnologie normali e io non voglio tenere la tecnologia sociale bloccata così a lungo. Credo che mi studierò quartieri per le truppe, per lo staff e baia di ingegneri. I moduli, insomma, i moduli che costano poco. Intanto andiamo ad Hesperia. Superficie va bene, stiamo già per fare. Anzi, no, abbiamo già il nostro laboratorio che funziona. Io adesso porterei questo pop da questo lato e inizierei a costruire qui magari qualcosa che ci dà dei minerali. Anche se forse non posso distruggere i vulcani, non posso ammazzare le bestie. I minerali stanno qui. Io metterei qui il nostro prossimo pop e costruire una miniera. A Hellas, invece, il prossimo pop sarà qui, in questa casella, e cerca l'anomalia. Sì, effettivamente potrei fare il mining network. Oppure ripuliamo questa zona, cerchiamo di capire se ci sono delle risorse. Ah, no, è energia. Ho fatto un errore, peccato. Troppo tardi. Abbiamo trovato una flotta ostile. Dove siamo? A Silui? Ah no, ma aspetta un attimo. Signore, qui abbiamo trovato una nuova razza. Cosa sono questi? Prism, indipendenti. Entità cristalline. Mamma mia, che meraviglia! Abbiamo trovato una nuova razza che vive in questo sistema. La cosa fighissima è che, cioè, essendo proprio forme di vita aliene al 100%, non gliene frega un cazzo di stare nei pianeti, loro vivono nel vuoto. Va bene, nel vuoto dello spazio. Quindi immagino che si muovano anche nel vuoto. Vabbè, pazienza. Iniziamo a costruire
Costruire a Sidier se c'è qualcosa da costruire. No. Niente, abbiamo soltanto un sistema che non abbiamo ancora scoperto ed è Sheratan. Non chiedetemi perché non l'ho fatto, sono stato un pochino pollo, ma lo andiamo a scoprire molto presto e poi magari riusciremo a fare qualche miniera. Nel frattempo, la costruzione della nostra nave colonia impiegherà ancora 6 mesi circa. Noi ci vediamo nel prossimo episodio in cui andremo avanti, colonizzeremo di nuovo, probabilmente colonizzeremo Sidir e ci sposteremo verso questa zona dell'universo e potrei anche pensare di potenziare la flotta e continuare a distruggere le entità aliene che mi bloccano lo sviluppo in questo senso, in modo da poi poter accedere a questi segnali che devo studiare per le mie missioni. Magari arrivo anche al Faranis Black Hole, visto che è un buco nero, lo sapevo. Ragazzi, video un po' più lungo del solito, vi ringrazio per essere stati con me, vi abbraccio e vi do appuntamento. Alla prossima!